Quinta corsa in programma, Miglio anziani di categoria E. 8 in prima fila, in seconda fila solo Lucion Deni e Guia. 100 metri allo stacco della macchina. Lento nelle prime fasi Imperatore, che si ritrae nelle ultime posizioni. Più veloce e grazioso Gifar, poi Ifigenia e soprattutto all'esterno di tutti Gondor Jet. In bocco della prima curva, con Gondor Jet che preme in terza ruota, scavalca Ifigenia Fi e va a chiedere strada a Graziose, che gliela concede immediatamente. Lancio addirittura sul mio cronometro in 12.8. Gondor a comandare. Su Grazioso c'è stata la rottura di Ifigenia, per il momento nelle ultime posizioni Lucion Deni. 28 secchi 400. Rallenta adesso Gradua il battistrada e così si fa avanti Guia, che si trascina Lucion Deni. Comunque molto violento il parziale anche davanti alle tribune. Io ho 43.5 per i primi 600 metri. Il cronometro di centropista dice diversamente. 800 in un minuto e tre decimi, 17 la curva, con Gondor che ancora 4-5 lunghezze di vantaggio su Grazioso, Guia per linee esterne e Lucion Deni che fila la Guia. Chilometro in 15 secco, 14.7 all'ultima frazione, tenta ora la fuga Gondor Jet e mette insieme un'altra frazione violenta. Prova a scappare da Lucion Deni. Si arriva così ai tre quarti di miglio in 1.29.2, 14.1 i 200 sulla retta della scuderia. E Lucion Deni si è fatta sotto, è minacciosissima. Raggiunge Gondor Jet. Retta d'arrivo. Gondor e Lucion Deni, ma è Lucion Deni, fila Gondor, l'avvicina. Gondor e Lucion Deni, ultime battute con il Lucio che va su Gondor. I due lottano. Lotta intensa, sì, sul traguardo e nei pressi del palo. E ancora Gondor Jet a prendere la meglio, a tenere a bada il Lucion Deni, che comunque fa un numero per gli ultimi 800 metri, volati, vertiginosi gli ultimi 800 di Lucion Deni, ma non è riuscita a battere Gondor Jet. Erano troppi metri che dividevano i due, comunque sfida bellissima, appassionante, risolta da Gondor Jet. 1.58.7, 1.14.2 di media per l'allievo di GP Maisto al secondo.